È passato un anno dall'insediamento del consiglio di amministrazione di AGSM, ma ancora un nome sulla scrivania del direttore generale non c'è. Un anno di tagli sulle spese improduttive, con un utile netto di 23 milioni di euro, in aumento di quasi il 16% rispetto al 2016, ha spiegato il presidente Croce oggi in conferenza stampa. Sono numeri importanti, in crescita, un'attività dell'ultimo quadrimestre, quindi dal nuovo corso di AGSM del 2017, molto importante. Abbiamo un utile in crescita del 16% a 23,2 milioni, abbiamo un dividendo che garantiamo al comune di 13,5 milioni, abbiamo un indebitamento, sono particolarmente soddisfatto nel dichiararlo, in diminuzione di 20 milioni rispetto all'anno precedente. E riteniamo che questo nuovo corso di GSM sia improntato sull'attività di razionalizzazione, di trasparenza e abbia portato i semi di grande sviluppo. Nel futuro di AGSM c'è scritto aggregazione e tutto sembra pronto per la fusione con la vicentina AIM. Noi siamo pronti, lo eravamo anche prima, oggi più che mai, e nel nostro piano industriale strategico che presenteremo proprio la settimana prossima, AIM è una tappa fondamentale, i sindaci si sono parlati, i tavoli sono caldi, noi siamo pronti per sederci. Fusione che era stata rallentata dalle recenti elezioni di Vicenza. Che dal punto di vista dell'indirizzo siamo tutti e due d'accordo sul fatto che la crescita delle nostre aziende debba passare, come detto prima, attraverso delle fasi aggregative, proprio perché per essere sempre più competitivi su un mercato che è sempre più competitivo. Ma la municipalizzata tende ancora il suo direttore generale, che ad oggi ancora non c'è. Sì, siamo a un punto di valutazione, la procedura è in corso e riteniamo che la valutazione dovrà essere portata anche al tavolo aggregativo con Vicenza, perché se aggregazione sarà, e noi vogliamo che ci sia, sarà giusto trovare insieme un direttore generale comune.